Le Vigane contro Mi Club, ci si gioca il primo posto nella Coppa Primavera Lockout, calcio a 7, over 50. Occhio alla ripartenza del Mi Club, col tiro sul primo pallo, è già davanti il Mi Club, ha segnato Alberto Morelli. Alza il pressing Morelli, ma non va a buon fine. Allora ripartono le Vigane col pallone in verticale. Sembra positivo. Occhio al limite, poi là dentro. Interessante, tutto solo. Arriva il gol di Domenico Russo che fa 1-1. Vediamo se è stato un passaggio. Va da solo, prova a calciare lui. Ha una mano, risponde presente Massimiliano Pellegrini. Ruggeri contro Medici e il muro a 3. Calcia lui potente. Fa un miracolo Medici che mette palla in calcio d'angolo. Punizione a 2 con Gazzoni che toccherà per Russo. Russo prova a calciare lui. Buca al muro. Sono davanti adesso le Vigane. Morelli dentro sul secondo palo dove c'è Malamisura che la può tenere. Deve puntare Catalfamo. Va via con la suola. Passa lui. Malamisura dentro di punta. Porta vuota Morelli. È 2 a 2. Puntello col petto. La protegge. Ruggeri la ruba. Passa Ruggeri. Va da solo. Ruggeri si ostacola con Russo. Palla fuori. Lo Russo, rischio clamoroso per il Mi Club che ha concesso un contropiede in fase di suo possesso palla. Ma la misura, passa lui, può anche calciare da lì, apre tutto verso lo Russo, la deve mettere dentro verso Morelli che taglia benissimo sul primo palo. È 3 a 2 adesso per il Mi Club. Palla centrale verso Ruggeri, bel tocco verso Secchi che è in area. Secchi di punta, trova il secondo palo, è 3 a 3. Calcio di punizione per lo Russo che va col mancino, respinge Pellegrini, poi Beccheroni prova a coordinarsi, mette fuori Gazzoni che avvia il contropiede di Russo che è tutto solo, ma si prende tanto campo e calcia col mancino sul secondo palo, contropiede clamoroso e 4 a 3 le Vigane. Occhio al contropiede con Secchi, si butta dentro anche Miliziano, palla più larga per Russo, ecco Miliziano, arriva lui sul secondo palo e mette il punto esclamativo alla finalissima. Morelli si alza il pallone, lo mette dentro, Miliziano sulla linea, mette fuori, poi mala misura, al limite, calcia, palla larga, ma l'arbitro dice che non c'è più tempo, fischia tre volte, la Coppa Primavera Lockout over 50 appartiene alle Vigane. Intervista post partita con capitano Secchi, sembra una bella soddisfazione vincere, stavolta anche con una finale tutt'altro che facile. No, è stata una finale difficilissima, lo sapevamo perché con il Mi Club siamo sempre stati in competizione e ci sarebbe dispiaciuto molto perdere questa finale visto che abbiamo vinto tutte le partite del campionato. È andata bene, è stata dura ma è andata bene. Avete dimostrato continuità, però è servito anche un tuo gol lì di punta da questa zona di campo qua, fondamentale per riprendere questa partita che andava da una parte all'altra, poi nel finale siete messi. Sì, sicuramente sì, queste sono le partite, sono sempre così, si sbaglia, si prende il gol, si riesce, il divertimento è questo. Siamo sicuri che sarete una delle squadre protagoniste dell'Over 50 anche per la prossima stagione? Speriamo, sicuramente sì, speriamo in un campionato con più squadre perché è molto più divertente riuscire a partecipare con tante squadre in questi gironi e quindi giocare sempre con squadre diverse. Quest'anno siamo stati in pochi, però è sempre divertente. Ci proveremo e sicuramente saremo pronti a vedervi e ad ammirarvi. Grazie. Assolutamente sì, grazie a voi. Ciao.